un'assemblea RSU in cui abbiamo chiesto di partecipare a quello che erano tutte le amministrazioni comunali dei nostri territori, anche perché riteniamo indispensabile in questo momento che ci sia un supporto della politica e degli enti locali proprio al problema relativo alla centrale di Vado Ligure, in cui l'azienda ha confermato gli investimenti, non c'è la possibilità di attuarli perché è stato emanato un parere istruttorio conclusivo, veramente è assolutamente impossibile da percorrere. Quello che riteniamo impossibile adesso come politica è che tutti facciano la loro parte e ci diano una mano perché vengano effettuati questi investimenti e che possano dare la possibilità di mantenere 600 posti di lavoro e crearne di quelli nuovi in quelli che dovrebbero essere il miglioramento degli impianti che si intende fare. Come interverranno i sindaci ora? I sindaci, presente anche il sindaco Berruti, a cui noi gli abbiamo comunicato tutte le nostre, i nostri allarmi, le nostre perplessità, comunque sia si sono ripresi l'impegno. Il sindaco Berruti in prima persona di parlarne anche con la presidenza del Consiglio e quelli che sono tutti i sindaci è che il prossimo passo dovrebbe essere di fare un consiglio comunale allargato a tutti i territori del nostro comprensorio. Erano presenti il sindaco di Bergeggi, erano presenti il sindaco di Vezzi, era presente Miceli, capogruppo in regione. E quindi il prossimo passo dovrebbe essere, al di là di quelle che saranno le manifestazioni che continueranno a fare i lavoratori, è che comunque sia loro assumano una delibera e la portino alla presidenza del Consiglio in cui ritengono indispensabile che venga mantenuto il sito strategico di Vado Ligure e messo al più presto in condizioni di poter ripartire. Voi come state vivendo adesso?